Il tema che mi premeva esporre è legato a questo libro che è stato pubblicato nel 1968 di questo famoso avvocato franco-vietnamita, figlio di un diplomatico francese, di un'istitutrice vietnamita, che si chiama Jacques Vergé, e il titolo del libro è Strategia del processo politico. Ora, questo libro, secondo alcuni, è già da considerare una sorta di classico, perché ha avuto una larga fortuna, diciamo, duratura, anche perché è stato utilizzato come manuale pratico da alcuni gruppi di militanti rivoluzionari o terroristi, se preferiamo definirli così, perché sappiamo che il termine spesso era, come dire, oggetto di contestazione. È stato preso come un vero e proprio manuale di comportamento durante un processo. La strategia che Vergé espone nel suo testo è una strategia sostanzialmente rivolta al comportamento da tenere quando ci si trova in presenza di un processo politico, ossia di un processo a dei gruppi che non si rifanno a quella che è la legalità di uno Stato. Proprio nelle prime pagine del testo, Vergé ci ricorda come sostanzialmente moltissimi processi si tratti di una sorta di connivenza, ci sia in presenza di una sorta di connivenza tra i giudici e l'imputato stesso. Qui dice Vergé nel capitolo primo, parlando della prima distinzione che lui compie tra, che è quella relativa ai processi di connivenza, che distingue dai processi di rottura che caratterizzerebbero più che altro i processi politici in cui l'imputato decide di non riconoscere sostanzialmente l'autorità del tribunale che intende giudicarlo. Quindi questa è la prima distinzione. Tutti i caratteri del processo di connivenza, che è la primo, sono condizionati dal loro bisogno fondamentale di rispettare l'ordine stabilito, sia che l'imputato, dichiarandosi innocente, neghi i fatti, sia che, riconoscendosi colpevole, ne illumini le circostanze eccezionali. Nel caso generale che l'accusato contesti i fatti, il processo allora si impernia attorno a questioni come è accertato il delitto, l'istruttoria e l'inchiesta fatte dalla polizia sono veramente probanti? L'accusato aveva delle ragioni personali per commettere l'infrazione oppure si tratta di un episodio accidentale? E quindi, per mezzo della critica delle testimonianze e delle perizie, si cerca di arrivare a comprendere se ci sono stati errori, omissioni, e dice l'avvocato Vergé, il progresso scientifico, pensiamo a tutte le rilevazioni fatte per esempio dalle polizie scientifiche, non fa altro che portare acqua alla pratica del giudice, ma anche spesso aiuta l'imputato nel caso di errori o omissioni in sede di inchiesta. Il testo è particolarmente interessante perché Vergé, che era un uomo di cultura raffinata, è morto di recente all'età di 88 anni. Vergé passa in rassegna una serie di processi di connivenza, cioè quelli in cui gli imputati in qualche modo riconoscevano l'autorità del tribunale che li stava processando, e processi di rottura. Forse la parte sui processi di rottura è per certi versi anche più interessante, perché lui sostanzialmente ne analizza tre. Socrate, che fu il primo imputato che in qualche modo famoso, diciamo, che adottò una strategia di rottura, cioè di quasi rivendicazione orgogliosa di ciò che lui aveva fatto, insomma. Luigi XVI, che venne preso in mezzo a un meccanismo che forse, dice Vergé, neanche lui in realtà comprese bene. E poi il processo del 1934 contro il famoso esponente comunista bulgaro Gheorghi Dimitrov, che venne accusato dai nazisti sostanzialmente di essere uno dei colpevoli dell'incendio del Reichstag. E la difesa di Dimitrov fu orgogliosa, sprezzante, piena di termini,
insomma, che rivendicavano la propria diversità nei confronti del tribunale nazista che lo stava processando. E quindi questi sono i processi che lui passa in rassegna. Riguardo ai processi di connivenza, analizza alcuni casi come quello di un dottore inglese che avrebbe fatto prendere una quantità eccessiva di medicinali a una signora, a una nobildonna che sarebbe morta, ma il processo venne smontato dall'abilità degli avvocati. Poi parla di un errore e in queste pagine si sente il clima, come dire, la verve anticolonialista di Verger, perché parla di un processo intentato ai danni di parlamentari del Madagascar, parlamentari malgasci che sbagliarono non attuando una strategia, secondo Verger, insomma, non attuando una strategia di rottura, di non riconoscimento dell'autorità che li stava processando, ma si adattarono a convivere all'interno di un processo di connivenza. Mentre invece, secondo appunto il nostro autore Jacques Verger, in questi casi la strategia migliore è la strategia della rottura. Quando affronta la tecnica del processo politico, lui dice che sostanzialmente ci troviamo di fronte a due tipi di tecniche, che sono sostanzialmente il processo spettacolo e il processo gioco. Abbiamo una serie di esempi di processi spettacolo, pensiamo al processo Eichmann. È stato un vero e proprio, al di là delle testimonianze drammatiche che sono emerse durante il processo Eichmann, ci troviamo di fronte a un processo che ha in qualche modo spettacolarizzato anche un evento, che è stato anche utile come strumento pedagogico, e forse era stato pensato così da Ben Gurion, che aveva voluto fortemente questo processo. Ben Gurion era il capo dello Stato di Israele che premette perché ci fosse questo processo al criminale nazista Eichmann. Tornando alle caratteristiche del processo di connivenza, dice Verger, le caratteristiche del processo di connivenza sono il rispetto dell'ordine costituito, sia che l'imputato dichiarandosi innocente nega i fatti, sia che riconoscendosi colpevole ne presenti le circostanze eccezionali per difenderli. Tornando invece a quello che più preme a Verger, è il processo di rottura. Che cosa avviene durante il processo di rottura? Il processo di rottura impone che l'imputato pretenda o di essere riconosciuto come una potenza. Quando Babeuf venne processato, esigeva che il direttorio della Francia trattasse con lui non da autorità costituita verso un imputato, ma che trattasse con lui da potenza a potenza. E quindi quando si è in presenza di un processo di rottura, sostanzialmente chi rischia di più è l'autorità dello Stato. E infatti Verger cita questo esempio, dice che quando venne catturato Guevara, i militari boliviani si resero conto che non potevano fronteggiare due concezioni diverse della legittimità in America Latina, e quindi evitarono assolutamente di fargli un processo e lo passarono immediatamente per le armi, perché era un personaggio troppo ingombrante. In successive pubblicazioni che farà negli ultimi anni della sua vita, Verger alla fine riconoscerà e sosterrà che alla fine il protagonista del processo rimane pur sempre l'imputato. Un'altra caratteristica che ha reso famoso questo testo è il fatto che questo testo, come ci ricorda per esempio nelle sue memorie, questo è un'immagine di Jacques Verger e un documentario che è stato girato da Barbe Schroeder sulla sua attività più che altro come avvocato del fronte di liberazione algerino. Ricordiamo che lui sposò anche Jamila Bouried, che era una militante del fronte anticolonialista algerino, dopo averla difesa utilizzando la strategia di rottura. Ma in Italia la strategia di rottura è diventata, diciamo, tristemente famosa perché, come ricordano alcuni brigatisti rossi nelle loro memorie, qui io ho il testo, la biografia di Prospero Gallinari, che sostanzialmente si pensa sia stato quasi l'esecutore materiale dell'omicidio di Aldo Moro, del presidente della Democrazia Cristiana. Lui qui spiega chiaramente che quando vennero incarcerati i capi brigatisti, quando si tenne il processo al nucleo storico proprio nella città di Torino,
venne applicata questa strategia, il libro era molto letto nelle carceri, venne applicata questa strategia da parte dei terroristi brigatisti, nel senso che c'era la tendenza a voler far saltare il processo, cioè quindi a rifiutare addirittura gli avvocati di ufficio. Morì anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Torino, Fulvio Croce, venne ucciso dalle Brigate Rosse. Molti altri esponenti vennero uccisi per minacciare tutti coloro che volevano, intendevano azzardarsi a difendere le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse si ritenevano un gruppo rivoluzionario, non volevano assolutamente essere difese. La strategia di rottura prevede l'aperta contestazione dell'autorità in nome di valori altri. E soprattutto pensando a quella che è stata la strategia utilizzata da Verger quando lui affronta il processo, quando difende, diciamo, i militanti del fronte algerino, e l'idea di utilizzare anche l'opinione pubblica e di trasformare il processo o il tribunale in una tribuna, cioè il tribunale non diventa più il luogo dove un imputato viene processato, ma diventa un luogo dove l'imputato ha la possibilità, facendosi sentire dai mezzi di comunicazione, di esporre il suo punto di vista, che è totalmente altro rispetto a quello delle leggi e delle regole che diciamo, i giudici intendono far rispettare. E questo è proprio il caso del Fronte di Liberazione Algerino, che chiese di unificare i processi e adottò questa strategia apertamente, diciamo, di chiara contestazione. Ci sono alcuni riferimenti letterari anche nel testo, soprattutto riguardanti i processi di connivenza. Ci sono riferimenti letterari alla figura di Julien Sorel, che è, diciamo, uno dei protagonisti del Rosso e Nero di Stendhal, oppure di Honoré Racadot, che è protagonista di un libro di Maurice Barrès, che è meno conosciuto in Italia, ma era un esponente della destra radicale francese. Chiama processo gioco Verger la riabilitazione di Giovanna d'Arco postuma, cioè Giovanna d'Arco non sarebbe stata questa sorta di fanatica, ma poi venne riabilitata e diventò espressione di un sentimento patriottico francese. Anche il processo Bukharin fu sostanzialmente, lui lo definisce un processo gioco, mentre il processo di Norimberga, secondo Verger, è un classico esempio di processo spettacolo. Io prima ho citato il processo Eichmann. Tra l'altro Verger definisce il processo Eichmann un processo di connivenza e non un processo di rottura, perché, e qui viene fuori la sua vena anticolonialista, è vero che si condannava questa espressione drammatica, mostruosa di repressione coloniale, però non lo si faceva in nome di una pura e semplice battaglia anticolonialista, ci si limitava a condannare una esperienza colonialista, sostanzialmente l'esperienza nazista in Europa, perché insomma Verger ritiene che le autorità di Israele erano alleate all'epoca con l'imperialismo, stiamo parlando del 1961, quindi non potevano condannare in toto l'imperialismo, ma soltanto la sua particolare forma aberrante nazista. Quando l'imputato va di fronte ai giudici e intende contestarli, la domanda che pone e che deve porre è: chi siete? Chi rappresentate? Qual è la vostra ragion d'essere storica? Riprende le parole dell'imputato comunista Rakosi ai magistrati della reggente Orti, stiamo parlando dell'Ungheria. Queste sono le domande, dice Verger, che dovrebbero rivolgere a se stessi anche i giudici, i procuratori e gli accusati all'inizio di ogni processo. Se si rappresenta un'autorità diversa, è molto difficile avere un punto di contatto, riconoscere l'autorità che mi sta processando. Jamila Bouried, che venne difesa da Verger, l'algerino, la militante algerina, che poi diede anche due figli a Verger, quando venne pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna a morte, si mise a ridere. Lo scherno nei confronti dello Stato che la stava condannando, il completo non riconoscimento di quello che era stato comminato, diciamo. Queste sono le caratteristiche del testo di Verger.
Anche l'ultima cosa interessante che mi premeva ricordare è che quando Verger parla del processo Eichmann dice che in qualche modo Eichmann non contestò, come fece in realtà il suo avvocato difensore blandamente all'inizio del processo, l'autorità del tribunale che lo poteva giudicare. C'erano anche delle forme particolari, perché la contestazione all'inizio del processo Eichmann riguardava il fatto che i giudici che stavano processando Eichmann avrebbero potuto essere coinvolti in questi stessi avvenimenti all'epoca dei fatti, e quindi la loro autorità ne sarebbe stata viziata. Però Eichmann in realtà come difesa, invece di puntare il riflettore su se stesso, su ciò che lui rappresentava all'epoca, sull'autorità che incarnava, puntò la sua difesa sulle circostanze, cioè io obbedivo sostanzialmente agli ordini, ero un uomo preso nell'ingranaggio, le circostanze erano quelle, quindi io non rivendicava ciò che aveva apertamente fatto. La difesa di moltissimi criminali nazisti, mi viene in mente anche il caso di Erich Priebke, sostanzialmente era quella di trincerarsi dietro quella che gli psicologi sociali come Stanley Milgram chiamano la sottomissione all'autorità. Io obbedivo soltanto degli ordini, non sono responsabile. Mentre invece, se noi guardiamo l'atteggiamento di difesa, per esempio, di un Socrate, come appare nell'Apologia di Socrate di Platone, c'è l'orgoglio di rivendicare la propria opera senza assolutamente pensare che questa opera sia stata negativa. Ovviamente nel caso di Socrate viene più facile immaginarcelo, perché è una figura positiva nella cultura occidentale. Viene più difficile ovviamente immaginarlo quando a essere processati sono criminali nazisti. E il punto è assai qui, cioè l'idea quasi che Verger veda il processo come gioco, come... E in fondo anche la sua vita è un uomo che è stato molto contestato. Il titolo del documentario è L'avvocato del terrore, o L'avvocato del diavolo, credo, nella traduzione italiana. L'idea è che lui abbia passato la sua vita a cimentarsi in questo gioco. Lui ha difeso Klaus Barbie, che era considerato il boia di Lione, un criminale nazista che avrebbe sterminato la popolazione ebraica di Lione. Ha difeso Carlos, uno dei più grandi terroristi internazionali. Si è offerto di difendere Milosevic, ma non riuscì, venne rifiutata la sua tutela, e anche di Saddam Hussein, oltre ad aver difeso ovviamente in alcuni processi i militanti del Fronte di Liberazione Algerino, ma ha difeso anche i Khmer Rossi, l'entourage di Pol Pot. È scomparso anche per un certo periodo di tempo, e qualcuno dice che sia andato in Cambogia a discutere con i Khmer Rossi, quindi stiamo parlando di veri e propri massacratori di popoli, dei loro stessi popoli oltretutto. E quindi Verger ha avuto una condotta molto, che tendeva a mettere in luce, per certi versi potrebbe ricordare quasi la figura di un sofista, cioè mettere in luce il fatto che alla fine il processo è un qualcosa di costruito, che le norme sono qualcosa di costruito. In fondo lui dice: io avrei difeso anche Hitler, se un bulldog morde un bambino si uccide il bulldog, non ci interessa sapere cosa pensava il cane mentre mordeva il bambino. Se invece ci troviamo di fronte a un uomo, dice Verger, non sarebbe interessante capire perché Hitler è diventato Hitler, cosa passava per la testa di quest'uomo. Quindi lui utilizza, o è interessato molto all'aspetto umano dell'imputato, che può aiutare anche a capire sostanzialmente le circostanze, insomma.